Che tipo di messaggio vuole lasciare ai suoi figli, ai suoi nipoti, attraverso questa intervista? Qual è il messaggio che lei vuole lasciare per il futuro? Cosa vuole dire l'importanza di... Tutto quello che vuole. No, penso di essere attenti perché queste cose non si ripetono. Vuole aggiungere qualche altra cosa al suo ricordo, ai suoi ricordi del passato, che forse abbiamo dimenticato? Mi pare che più o meno nelle grandi linee abbiamo detto tutto. A nome della Fondazione per la Storia Visuale della Shoah, la ringrazio personalmente. E ringrazio lei della sua gentilezza. Shalom. Ripeto, questo è Max, mio marito. Noi ci siamo sposati a Firenze nel 1946, il 9 gennaio. Sì, ma sì, l'ho detto quel giorno già. Io però ti avevo conosciuto molto prima, forse te non te ne sei accorta, ma ero al Beta Knesset in sesta fila con i miei quando tu hai fatto il Bat Mitzvah, accompagnata sulla Teva dal nonno Mosi, e quindi io ti ho conosciuto molto presto. Mi immagino che tu avrai parlato dei 5-6 anni che siamo stati separati dalla guerra, per cui nel nostro avviso di matrimonio io ho scritto un pasuk, che ora non ricordo preciso, di Giacobbe, che per l'amore che aveva per Rachel, quegli anni di separazione sono stati come giorni. Quindi io ti ho ritrovato venendo in Italia col rabbino Prato su una nave militare inglese che veniva dall'India e che portava a Napoli proprio negli ultimi giorni della guerra. E ho commesso quello che alla brigata, ad Asereni, a tutti gli altri sembrava un delitto, che sono venuto a riprendermi. A riprenderti, anzi, mi sembrava insomma che fosse nei miei diritti, avevo aspettato per questo, però quindi ti ho portato via ed è stato come un disastro nazionale. Credo che certi sentimenti di odio verso i miei confronti, quei superstiti li abbiano ancora nel loro animo, perché insomma allora dicevano che questo non è il momento di pensare alla propria vita personale, è il momento di dedicarsi agli altri. Predicavano a una come te che mi pare che in quegli anni soprattutto non ha fatto altro che dedicarsi agli altri, e ancora oggi si vede che te ti piace molto più dare che ricevere. E quindi quello è stato il tuo periodo di gloria, perché hai data tutta te stessa, insomma, alla causa, e questo ti ha aiutato forse anche a superare diciamo, separazione, che è stata dura per te, ma tu eri occupata, mentre io ero in kibbutz qui a Sde-Liao, me ne stavo tranquillo, fino a che i tedeschi non sono arrivati a El Alamein, e là avrebbero potuto venire e distruggere il kibbutz di cui era stato uno dei fondatori. Quindi questo è quello che io posso dire. Dunque, ci conosciamo ormai dal tuo Bat Mitzvah, o io ti ho conosciuto già dal tuo Bat Mitzvah, e tra pochi giorni, in meno di un mese, no, un mese preciso, celebreremo la nostra nozze d'oro, insomma. E
quindi 50 anni che ci sopportiamo molto volentieri, ma reciprocamente. Questo è quello che io posso dire. Tu certo, modesta come sei, e anche un po' dimenticona, avrai omesso tante, tante cose che io ti avrei suggerito, ti avrei ricordato, se gli intervistatori non mi avessero proibito di aprire bocca. Questo è mio babbo, Emanuele Cazzin, ha circa 40 anni. Questa è una foto della mia mamma, Rebecca Denai Cazzin, con me che ho circa 4 anni. Bellina. Questa è una foto dei miei nonni, Elisa Benai Rosselli e Moshe Benai, che è stata fatta in Israele durante il loro viaggio nel 51. Questa sono io, quando mi occupavo della SEM a Firenze, a circa 19 anni. Questa è una fotografia dei miei nonni Moses e Alisa con i miei tre figli, Yoram, Alisa e Asher, durante la loro visita in Israele. Questa è una foto del giorno del nostro matrimonio con il rabbino Prato, che era venuto apposta da Roma. È stata fatta a Firenze, nella casa dei nonni, il 9 di gennaio del 1946. Questa è una foto che è stata fatta circa 3 anni.